Buonasera, siete sintonizzati su www.radiobaiano.it, questi indifferenti, io sono Francesca, anche oggi senza Nino, che puntualmente mi appende, però c'è Carlo che mi dà una mano e che ora sta chiudendo la porta perché come sempre facciamo guai. Allora, stasera sono con una band cantautorale, questa definizione mi piace tanto, poi ne parliamo, perché sono con gli Zerrella. Ciao, buonasera. Presentatevi individualmente. Allora inizio io, Ciro. Alessio. Giovanni. Gianluigi. Ah, innanzitutto, come è nata l'idea della band cantautorale? Sì, no, in realtà è una cosa che non sei la prima a chiedermi, però io rispondo sempre che è una cosa che già esiste nella musica. E, però voi lo sottolineate molto. Sì, sì. Perché appunto questo approccio mi piace molto. Volendo fare qualche nome, non so, penso a Yields, che tra l'altro mi ha fatto conoscere Alessio perché io non conoscevo, che appunto sposano un po' questa filosofia. In Italia, non so, potrei dirti la Bruno Risas, e quindi diciamo che in effetti da un mio testo e un mio principio di musica si passa poi a una composizione più corale insieme in saletta. E per questo diciamo che ci tengo a sottolineare questa cosa. Nel senso, anche sul palco non mi piace stare da solo. Raramente mi è capitato, e meglio così, perché mi sento più a mio agio con una band, appunto. Come è iniziato questo percorso insieme? Allora, qua c'è un bel po' di storie da raccontare. Con Giovanni ci sopportiamo da diverso tempo. Diciamo, Giovanni ci sopportiamo. E diciamo che possiamo dirlo, Giovanni, che nasce da un progetto precedente, diciamo così. Sì, sì. E a questo progetto, diciamo, in questo progetto io e Giovanni c'eravamo già. Se non che quando il vecchio gruppo si scioglie ci sono stati diversi mesi in cui io personalmente non ho toccato chitarra. Giovanni penso che invece la batteria l'abbia toccata, però no. Forse che io sappia, non con degli inediti, perché comunque Giovanni studia al conservatorio, quindi per forza di cose ha dovuto continuare sullo strumento. Infatti io mi ero spostato un po' più sulle cover, sul basso. E poi capita, diciamo, che questo agosto ho suonato in apertura a Scarda a Cesinali. Mm-hmm. E da lì, diciamo, ho iniziato, ho un po' ripreso, diciamo, quella è stata la miccia vera e propria. Scrivendo qualche pezzo nuovo, in più abbiamo recuperato dei brani che ci sembravano adatti, non tutti, dal precedente gruppo, in cui alla fine, diciamo, io e Giovanni eravamo coautori delle musiche e le abbiamo adattate a questo nuovo progetto. Poi verso fine anno si è unito Gianluigi, e invece da poco, da un mese e mezzo, Alessio, sì. Poco più di un mese, conosce anche Alessio. Io prima ve l'ho anticipato fuori onda, qua parlerete tutti. Sì, ci tocca. Quindi la prima occasione ve la lancio adesso. Chi vi conosce con lui vi conoscete da meno tempo, voi due invece di più. Sì, molto, molto. Però tutti mi saprete dire un po' i pregi e i difetti gli uni degli altri. Quindi possiamo fare così, vi facilito la cosa. Ognuno di voi sceglie una preda. Credo che qua la preda sia la stessa. La preda, la preda. Non accanendovi tutti sulla stessa persona. Ma sì, allora sarà così, combatteranno tra loro per chi si deve accanire su di me. Ovviamente pregi e difetti non personali, ma artistici, musicali. Ok. Chi comincia?
Comincia Gianni, vabbè, però te la diamo per anzianità. Troppo scomodato, però esatto. Vabbè, alla fine, ma che tanto poi finisco io, non ti preoccupare. Vabbè, parlando di Ciro, lo conosco da moltissimo tempo. Cioè, è stato forse una delle prime persone con cui ho avuto a che fare musicalmente parlando. Ma vi parlo di anche 7-8 anni. Quindi scegli Ciro? Ha avuto questa opportunità perché lui lo conosco da gennaio, lui ce lo conoscevo prima, però ci tengo a che fare da poco tempo, quindi è stupido dare un giudizio. Anche perché onestamente voglio dire, cioè, un po' onesto, c'è poco da criticare. Sì, pochissimo. Vabbè, diciamo ho avuto molte esperienze musicali con lui, anche in progetti precedenti a questo. E beh, venendo subito a Soda, io penso che lui sia una persona che abbia un potenziale tra virgolette innato, perché molti studiano musica, però è comunque una forma d'arte, di conseguenza se non si ha niente da dire è quasi inutile seguire un percorso di studi, quindi penso che lui ce l'abbia questa cosa, anche se spesso e volentieri lo rimprovero del fatto che lui non si applica come dovrebbe sullo strumento e su quello che dovrebbe fare. Questa è una critica costruttiva, non voglio essere... No, ma soprattutto aggiungo io come autocritica, io sono uno che si distrae tremendamente. Non volevamo dire noi, però... Giovanni lo può dire perché sembra quasi che ha addolcito la pillola. Non se lo può dire anche Alessio, che però... si distrae facilmente proprio. Questo disturbo dell'attenzione è assurdo. Sì, è vero. Però ha fatto autocritica. No, ma è vero, non è una, è proprio una verità. Vabbè, lui è una persona, cioè, sincero e obiettivo sulle cose. Questo si può dire perché non insomma, come dire, non mente su certe cose, cioè è consapevole di, però beh, alla fine comunque lui ha questo difetto, cioè tutti ce l'abbiamo, non voglio accanirmi su di lui. Anche perché voglio dire, lo fanno già in privato anche in radio, almeno in radio dice, almeno quest'oretta lo lasciamo tranquillo, tutto pisellone invece in realtà no. E quindi niente, da quando ho iniziato questo progetto, nonostante io la musica cantautorale non l'ho quasi mai ascoltata, diciamo, non era un tipo di musica che mi attira, però penso che le sue idee, i suoi testi soprattutto, valgano qualcosa, e quindi personalmente voglio far parte di questo progetto. Quindi niente, questo. Per me è stato bravissimo. Sì. Io. Ah, ok. Diplomatico. No, è stato diplomatico. È stato diplomatico. Non ti ho detto quello che pensi. Non è stato diplomatico. Te lo dici in privato. Ti ha portato a fare autocritica. Sì, infatti. Quindi un consiglio per il futuro. Ci troviamo, vabbè, giustamente. Recita un mantra a casa per l'attenzione. No, non pensare solo alla musica come un divertimento, ma magari cerca di dargli un qualcosa di più concreto, perché a mio parere basta veramente poco per... È intelligente, per rendere più... Esatto. Ciro. Ok. Esattamente. Andiamo avanti, a chi tocca? E io mi prendo il batterista. Aia. Essendo sezione ritmica, basso e batteria. Aia. Quindi li conosco da poco, perché da dicembre che sono entrato nel gruppo, quindi... Avevo sentito qualcosa di loro da fuori, quindi però umanamente non li conoscevo. Però posso dire che, ma non perché sta qua, però ho suonato con un bel po' di batteristi ed è uno che quando suona non si perde mai. È un piacere suonare con lui, per me che suoni il basso, perché è preciso, bello, è veramente un... Mi diverto ogni volta che dobbiamo provare. Di solito con l'altro gruppo in prova andavo un po'... scazzate, mentre invece quando so che devo provare con loro mi diverto, c'è un bel feeling. Poi è vero, sì, che il nostro hobby principale è prendere per il Ciro, però in realtà lo vogliamo bene, noi siamo uniti contro il Ciro, insomma un po' il frontman, quindi se lo merita. E quindi questo, magari forse un difetto che c'ha è che è un po' troppo ha un po' di retropensieri di base, ecco, non tende a fidarsi subito delle persone, forse magari per esperienze sue passate, però non le do neanche un difetto, ecco, forse una sorta di attenzione, ma non è un difetto vero e proprio, quindi... Ho capito. Quindi metà degli Zerrella si è espressa, tocca all'altra metà. Tocca a me. Vabbè, diciamo che a livello di persona conosco di più Gianluigi, perché abbiamo condiviso, insomma, palchi insieme, no? Abbiamo suonato con diversi gruppi in situazioni, abbiamo un'amicizia comunque...
siamo usciti insieme, vale. Però vabbè, più che esprimermi su qualcuno, diciamo, mi esprimo sul progetto, diciamo così. No, nulla, mi ricordo che un po' di tempo fa, quando Ciro cacciò una piccola demo fatta in casa, l'ascoltai, non so perché, ma l'ascoltai tramite internet, anche se non lo conoscevo, e qualcosa mi piacque, cioè, insomma, c'era qualcosa che mi interessava, perché comunque ho una buona cultura di canzone d'autore, in effetti, e quindi quando Ciro mi ha chiesto di suonare con loro, ci ho riflettuto, però ho accettato volentieri, proprio perché la musica cantautoriale è una delle mie passioni maggiori. E poi c'è un pregio che potrei dire, un pregio è che Ciro, ovviamente lui che scrive i testi, che scrive le melodie, c'ha una buona cultura musicale, e questa è una cosa che oggi scema tantissimo, soprattutto tra i gruppi di nuova generazione, soprattutto tra i gruppi indipendenti. C'è una bassissima cultura musicale, c'è gente che fa musica e non ha mai ascoltato un disco intero dall'inizio alla fine. Invece Ciro su questo ha una grossa cultura musicale, e soprattutto ha una grossa cultura musicale di quello che è il cantautorato delle origini, quindi diciamo dagli anni 60 fino poi agli anni 80, e poi è uno che conosce molto bene anche le nuove leve, cosa che io conosco meno, e niente, invece come pregio. Ha una buona penna, ha un suo mondo, che è suo, nessuno può toglierlo, e poi niente, difetti, condivido difetti quello che diceva Gianni, sono di Gianluigi, forse è un po' distratto, ecco, è un po' distratto, ma è distratto perché è il suo mondo che è distratto, quindi non è nemmeno una... Beh, la stessa cosa che dicevo, è un po' è distratto, sì, è un po' distratto, però è disordinato, no? Però fa parte, però è un bel caos. È il caos, sì, è il suo mondo che è così, è caotico, quindi va bene così. È un delirio organizzato, ci sta. Che non l'ho coniata io questa frase. Però ci sta bene. È un delirio organizzato, sì. È l'importante che sia organizzato. Ciro, modo, sei sì. Rimasto e quindi su... a me resta obbligatoriamente Alessio. Obbligatoriamente. Questo rende loro due con questo sì, con questa gioco di sguardi. Già avevano detto, ma io tapparò io. Sì. E niente, no. Alessio l'aveva ascoltato già con i Locus, quindi sapevo, diciamo, anche che a livello soprattutto di gusto. Più che a livello prettamente tecnico poteva dare qualcosa in più che mancava al gruppo come trio, e questa cosa poi già dalle primissime prove è stata una cosa sì che è stata confermata, e, anche perché appunto magari proprio perché sono distratto tendo a fare una prima valutazione musicale sull'istinto, e quindi oltre che sugli ascolti, diciamo, quindi sono queste le due, i due pilastri su cui mi muovo se devo scegliere un musicista con cui collaborare, più che magari su, non so, un lato tecnico. Poi vabbè, cioè, ovviamente c'è l'aspetto umano, che se non c'è è inutile proprio parlarne, ovviamente, e mi ritrovo, diciamo, in quello che mi ha detto, per cui che difetto può avere che ascolta il prog italiano vecchio? Questo no, se può essere troppo lunghi. Sto scherzando, sì, no, forse è un po' prolisso, però serve, perché comunque, diciamo che la mia, se è vero, diciamo, che ho una tradizione dietro ai cantautori classici, non so, Iannacci, Fossati, eppure è vero che come lunghezza dei pezzi magari sono più vicino a qualche cantautore della nuova generazione, quindi è abbastanza difficile che un pezzo superi i 3 minuti e mezzo, quindi dal vivo con lui, che è molto bravo nel, diciamo, nello stendere delle parti dei tappeti armonici senza far risultare la cosa forzata, cioè in effetti con lui non allunghiamo il brodo, ma diamo vita a una nuova vita alla canzone senza snaturarla. Per cui poi, essendo, diciamo, il discorso un discorso live, ci sta come cosa.
per cui in questo senso è molto prezioso. E niente, questo abbiamo finito. Vi sentite più forti? Quindi, sì, siete usciti più forti da questo confronto. Poi dopo facciamo lo stesso discorso a telecamera chiusa. Escono le stesse cose. Io direi di prenderci una pausa e di far ascoltare un vostro brano. Facciamo ascoltare Via Vittorio Veneto. Torniamo fra poco ad Indifferenti su www.radiobaiano.it. La strada provinciale, parallela all'autostrada, che mi portava a casa tua ogni giovedì. O giù di lì. L'ho rifatta, di certo dovevo piacere molto anche a tuo padre e al tuo cane, che mi faceva le feste, e poi cos'è successo? Non lo so. Perdonami per non essere stato bello, per non avere mai capito veramente quando sorridere davanti a una reflex ma io sono io, sono gli altri. Hanno vestiti più eleganti, più di me. Perdonami per non essere stato bello come lo ero nelle foto da bambino. Da bambino. E poi cos'è successo? Ora lo so. Ma io sono un dio come gli altri. Sugli acceleratori performanti. Ma io non sono io. Sono gli altri. Hanno vestiti più eleganti, più di me. Yeah.
E siamo tornati ad Indifferenti su www.radiobaiano.it. Abbiamo ascoltato Via Vittorio Veneto degli Zerrilla. Come mai hai deciso di chiamare la band col tuo cognome? Per il discorso fatto prima, nel senso che questo è stato un progetto in divenire. Come ti dicevo, inizialmente quando ho iniziato a riprendere le canzoni del vecchio progetto, semplicemente per quel poco che ho girato da solo, poi te l'ho detto, non mi piace, quindi subito ho cercato nuovi componenti, e quindi alla fine è rimasto il mio cognome così come era partito in origine, quindi molto semplicemente questo, no? Perché sto vedendo che ultimamente è una cosa che sta tornando un poco in auge, se vogliamo, sì. Anche personalmente ho insistito che lui mettesse appunto il nome Zerrilla, anche perché appunto il progetto, cioè, è basato sulle sue idee, di conseguenza è giusto pure che ci sia il suo nome, insomma, perché anche noi musichiamo attorno, ma però il come detto, mondo, il mondo è il suo. Esatto. Parlando di mondo malato musicale, Zerrilla, sì, Zerrilla, sì. È vero. Si ricorda. Vabbè, se avessi avuto come cognome Esposito, non credo di musicale, no, Zerrilla. Però ad esempio Savastano. Prima abbiamo parlato di questo tuo mondo disorganizzato. Quali sono un po' le tue idee? Partiamo dalle influenze musicali. Mm-hmm. Ovviamente faccio questa domanda a te, però poi allarghiamo un po' a tutti. Sì, allora inizio io. Il problema è che ci sono delle influenze che per motivi, diciamo, di mia mancata pazzia non possono rientrare in questo progetto. Però ad esempio a me piace molto la musica elettronica. È una delle mie due o tre correnti principali d'ascolto. Diciamo da qualcosa di più tra virgolette commerciale, come possono essere i Daft Punk, anche se comunque loro sono partiti come non so, qualcosa magari più di sperimentale come il progetto Apparat. Oppure pure anche qualcosa di italiano, non so, io Rissai, quindi diciamo il filone indipendente alternativo italiano, anche non mi dispiace. Poi vabbè, chiaramente ci sono i cantautori vecchi e nuovi. Sì, diciamo che se tra i vecchi faccio un po' più fatica a trovare qualcuno che non mi piace, sui nuovi sono più sincere. Anche se anche tra i vecchi, ad esempio, io so che bestemmerò, però ad esempio non, pur riconoscendone il valore, ad esempio per De André io non impazzisco. Fuori da questo! Lo so, però è una cosa che è la reazione che mi fanno tutti. Però non impazzisco per De André come. No, ma è la seconda persona, insomma, tra l'altro in due interviste consecutive, che mi dice questa cosa. Ma ne ha riconosciuto il valore. Ne riconosco il valore, però non mi fa impazzire proprio per nulla. Il gusto è gusto alla fine. È vero. Non credo, cioè, se dovessi fare una top 10 dei cantautori, non c'è assolutamente De André. Chi c'è al numero uno? Al numero uno sono molto combattuto, però diciamo che vado un po' per vado un po' periodi, però ti direi Piero Ciampi, però non sempre, perché a volte questa metterei gli Iannacci. Questa è l'operazione di Cagine con quelli di adesso. Esatto. No. Tra, diciamo, sono per me i cinque principali che ascolto, che sono Fossati, gli Iannacci, Ciampi, Gabber, diciamo, che e De Gregori, diciamo che sono questi cinque qua, che poi in base a magari quale sto ascoltando di più dico ah, lui è il più grande, poi dopo ascolto magari il capolavoro dell'altro e dico no, è lui il più grande, però diciamo che per me sono questi cinque i più grandi. Però voglio dire, lo stesso Conte, Bertoli, la lista è lunghissima, per cui. E invece delle nuove leve? Delle nuove leve, cosa particolarmente, cioè il mio preferito in assoluto è Nicolò Carnisi, e lo dico sempre perché è un cantautore che non sta trovando la stessa fortuna che magari sta avendo qualcun altro, però io lì, cioè, vedo proprio un qualcosa di spontaneo da parte sua, oltre al fatto che poi vabbè mi ritrovo nei testi, e quindi da, diciamo, da persona empatica ovviamente questo gioca a suo favore. Però il nome che ti farei è poi, vabbè, Di Martino, che magari è più conosciuto come autore.
che anche lui, diciamo, alla fine il suo progetto, anche quella è una band cantautorale, se veniamo. È vero. La Bruno Risas, che mi è piaciuto molto l'ultimo disco, dopo che, diciamo, gli ultimi due, o meglio, i due precedenti non mi avevano convinto come l'esordio. È maturato, diciamo. Sì, no, secondo me è stata proprio una svolta dovuta ai temi che ha affrontato, non lo so, però mi è piaciuto un sacco l'ultimo disco. E vabbè, poi ce ne sono altri minori, però i principali sono della nuova leva sono questi, sì. Quindi voi come vi siete... com'è stato l'approccio? Poi vabbè, c'è Giovanni che era un ex metallaro, quindi questo poteva rientrare tra i difetti. Il vostro background qual è, no, e come vabbè. Vi siete avvicinati poi al suo di mondo? Ah, tra i nuovi, però in realtà io Cremonini e Carboni non li ritengo nuovi. Ah, cioè, per me fanno parte degli anni 90, quindi è vero. Li escludo per questo motivo, diciamo. Vabbè. Diciamo che, come ho detto prima, con Ciro mi ritrovo perché amo molto la musica cantautoriale. Poi, insomma, non entrare in discorsi perché, tra virgolette, sono musicologo piccolino nella popular music, quindi ho scritto di cantautore, ho scritto di prog, quindi insomma un discorso lungo. Però personalmente, sì, come dice Ciro, il prog, c'è stato un periodo della mia vita in cui non ascoltavo nient'altro che prog, no? Però penso che la musica vada ascoltata a 360 gradi, cioè, nel senso, nella mia libreria musicale c'è il disco dei Caravan, dei Genesis, poi c'è il disco di John Legend, come c'è anche, perché no, il disco di Madonna. Però insomma, poi ci sono delle cose che ascolti più volentieri, ovviamente. Sono partito come sono un rockettaro, in fondo. Ho iniziato a suonare la chitarra, ho iniziato ad ascoltare Rit Fiba. Da pazzo sfegatato di Rit Fiba, fan club, concerti. Sono andato a Milano a vedere la reunion negli anni 80 con Marocco, Ragazzi, quindi quel mondo lì. Però poi insomma, ho allargato gli orizzonti anche ad altro. Sono stato per un periodo anche un paladino della musica, della canzone italiana, nel senso, ho iniziato ad ascoltare prima quello che avevamo in Italia per poi andare all'estero, però ovviamente ci sono delle cose che nascono prettamente lì, o in Inghilterra o in America, che insomma in Italia magari hanno altre sfumature, altre cose. E nulla, quindi... Se devo dirti qualcuno preferito, non quindi saprei. Quindi per te è stato facile approcciarti? Ma diciamo sì, anche perché una cosa che ho sempre suonato, no, col gruppo, con i Locus, però anche lì ho sempre scritto un po' i testi, quindi tra virgolette ho sempre scritto un po' di musica cantautoriale, ecco, diciamola così. Però non nella nostra realtà, insomma, nella Verinese, io non conosco cantautori. Quindi già il fatto di conoscere Ciro già è stato importante, perché almeno c'è un cantautore. E quindi sì, insomma, mi sono trovato abbastanza bene. Poi sui vecchi siamo d'accordo, perché Piero Ciampi, ci ho fatto la tesi di laurea su Piero Ciampi, quindi andiamo d'accordissimo. Sugli altri cantautori alla grande, io sono un bucciniano per eccellenza. E poi, mi sono anche allargato a, ovviamente, dopo gli anni 70, cioè sono gli anni 80, a Carboni, amo tantissimo Carboni. Secondo me ha anche rivoluzionato un po' il modo di scrivere la canzone d'autore, lui come anche Vasco Rossi, per quanto possa piacere o non piacere, insomma, Vasco Rossi. E poi, attuali, non saprei, sono rimasto un po' negli anni 90. Un tasto dolente. No, sono rimasto un po' negli anni 90, nel senso che amo molto, se devo dire un cantautore che mi piace tantissimo e cui mi ispiro anche, Nicolò Fabi. È stato per un periodo forse un mentore anche di quello, come scrivevo e come componevo canzoni. E poi insomma, quindi anche Gazzè, Silvestri, molto di più Silvestri di Gazzè più per il lato forse musicale. Poi vabbè, ci sono mostri sacri, insomma, c'è Battiato che sta lì, che ci osserva, ci sta Fossati, insomma. L'universo, io penso che siamo stati forse migliori da un punto di vista, diciamo, della scrittura, forse dei testi, perché credo che noi abbiamo inventato la melodia, no, abbiamo inventato la melodia in Italia, abbiamo inventato un modo di scrivere canzoni, però che anche veniva un po' anche da Oltreoceano, da Dylan ovviamente, però forse Oltralpe ci hanno insegnato la semplicità. Quindi scrivere canzoni con
due accordi. È una cosa che in Italia, almeno fino a un certo periodo, non è stata quasi mai fatta. Forse l'unico che ci è riuscito è stato Rino Gaetano. Poi è arrivato Vasco Brundi. questa è una cosa che ha dato le pizze a moltissimo, e quindi anche tutto, diciamo, il filone folk, quindi Bon Iver, Damien Rice, tutto questo mondo qua a me mi affascina tanto, ma proprio per questo, perché c'è la semplicità nella scrittura. Facciamo pure gli altri. Ma è lungo concetto. Lo so che vi sei allungato perché è lungo. Adesso c'è il vostro spazio. Ok, dopo, una mezz'ora. Allora, diciamo che a differenza loro, diciamo, una cultura che musicale. Ah, quindi vai d'accordo con Carlo. Allora, vi spiego. Allora, praticamente quando ero piccolo, visto che sono appunto da quando ero piccolo, ho iniziato i miei ascolti con heavy metal, di conseguenza tutto il mondo che c'era attorno, quindi Black Sabbath, Deep Purple, con andare avanti nell'adolescenza, come penso qualsiasi persona nella sua vita, ho fatto sempre ascolti più pesanti. Poi iniziando, esatto, poi iniziando a prendere la cosa della musica come una cosa seria, diciamo così, ho iniziato a sperimentare un po' di tutto. Di conseguenza è arrivato lui con il suo progetto della musica cantautorale. Io non cioè, conoscevo, ma non mai ascoltato, mai studiato nulla, insomma. E a un certo punto ho iniziato a vedere la cosa come appunto una sperimentazione, cioè cercare di capire più cose possibili e cercare di prenderle il male e il bene in ogni genere musicale. È una cosa che mi caratterizza anche tuttora, perché avendo iniziato a studiare jazz ho iniziato ad ascoltare appunto varie formazioni jazz, contemporaneo, classico, e anche in ambito orchestrale con le big band. Di conseguenza non mi colloco in una parte precisa, ma amo prendere un po' tutto da vari contesti musicali e cerco di prenderne bene per aumentare la mia cultura musicale anche sullo strumento. Lo porteremo pure sul frog, non ti preoccupare. Quindi questo. Dice una vecchia reclama, già fatto. No, diciamo che io, a differenza, ecco, magari di Ciro, sono partito completamente dal glam rock, quindi Queen, David Bowie, primo John Lennon. Ho avuto questa fortuna a casa, cioè nel senso si ascoltava tanta musica e di vario genere, quindi mi è capitato a 14 anni di andare per tre sere di fila a tre concerti completamente diversi. Mi sono andato a sentire la prima sera Pat Metheny, la banda Bardot e poi Le Vibrazioni, cioè praticamente tre generi che non hanno nulla in comune. È perché nella mia famiglia c'è sempre stata questa passione per la musica, nonostante sia io l'unico che suono in famiglia, suono paradono comunque, l'unico che ha uno strumento. Però diciamo, ecco, se devo avere come gruppo di riferimento, lo so che a Ciro questa cosa non piace tanto, ma il mio gruppo di riferimento sono i Queen. Quindi quando Ragnari non ho problemi, quando Ragnari non ho problemi, Agnelli quello che vuoi, ma a volte spara anche delle grosse puttane. Ragazzi, dopo c'è una rubrica apposita, dopo ce l'arriviamo, no, perché io me l'ha detto lui quando stavamo andando appunto da una prova, mi ha detto, lo sai cosa ha detto Manuel Agnelli? Io ho fermato la macchina. Anche perché anche se io mi ha sorpreso che ha parlato di Bowie e di dei Queen, cioè ha fatto proprio un accostamento che, cioè, da due persone cioè tra amici, cioè, quindi questa cosa no, poi ha detto pure lui, però là insomma bisogna vedere anche quello che hanno riportato, perché Manuel Agnelli pure è un personaggio mediatico, no, ma queste cose le diceva già quando ha fatto il Toradora, conservate queste opinioni per dopo. Comunque, per se poi devo mettere un punto di riferimento, ecco, per il genere che fa Ciro, sono cresciuto Pine Queen e Rino Gaetano. Per me Rino Gaetano è, per me è il mio preferito, nonostante poi abbia ascoltato di André, Guccini, Dalla, anche io amo molto Dalla, però come punto di riferimento in questo genere ho Rino Gaetano io. Ho proprio tutti gli album, ho di tutto, anche i bootleg non ufficiali, cioè ho fatto sì, proprio uno studio, perché a un certo punto mi sono, c'era un paio d'anni fa, mi sembra una fiction su di lui, sì, però sì, io avevo anche il libro scritto dalla sorella, e guardi la fiction, leggi il libro, due persone completamente diverse, quindi mi sono andato, sai, preso dalla curiosità, magari uno va a fare le ricerche su Google, e invece poi è uscito fuori quello che giustamente scriveva la sorella, che personalmente per me dal punto di vista
di testi e di composizioni musicali. E per me è stato il miglior cantatore che abbiamo avuto. Poi vabbè, fare queste classifiche di il migliore è sempre un discorso relativo, però personalmente per me è Rino Gaetano. Sì. Oggi spaccava Rino Gaetano. Sì, oggi perché sì, oggi avrebbe veramente fatto nulla togliere ai nuovi, però. No, lui era già avanti, cioè, però. Sì. Già andava nel pop, lui sprova già il pop, lui già era indie prima di indie. Questo sì, l'ho sempre pensato. Lui come Venditti, come il primo Venditti. Il primo Venditti, sì. Anche... Parliamo invece dei testi. Io voglio conoscere un po' questo mondo disorganizzato di Ciro. C'è per esempio un tema ricorrente nei tuoi brani? Un tema ricorrente vero e proprio no. Perché loro sghignazzano? Perché vogliono fare la solita battuta, no, già so dove, perché dove si va a parare, però lasciamo stare. Sempre lì si va a parare. No, più che altro diciamo ci sono cose che mi influenzano più di altre e che magari ritornano nei pezzi pure senza volerlo, pure su una prima stesura, magari una primissima stesura a braccio. E non so, ad esempio il tema dello spazio è un tema che in un modo o nell'altro rientra sempre, magari in una parola, in una frase, però c'è sempre qualcosa che viene collegato a questo mondo. E come magari ecco il tema dell'infanzia più di una volta viene, poi dipende anche dalla chiave di lettura, anche se io sinceramente quando scrivo un pezzo è perché voglio dare una sola chiave di lettura, anche perché non credo di essere in grado di scrivere qualcosa alla Verdena, per intenderci, quindi che può avere molte chiavi di lettura. Solitamente ti lasci influenzare da questo? Solitamente da quello che mi piace, no? C'è anche magari il vino, c'è molto di non so, del verde, della natura. Beh, lui è anche non sembra un'enologia, quindi non sembra, ma è laureato, non sembra. Lo spazio si collega anche poi all'immagine che avete scelto per il gruppo. Sì, anche se in realtà la mia è una passione, questa dell'astronomia, che era un po' sopita e che è esplosa tardi. Però in realtà mi rendo conto, ora che ripenso, cioè quando ci penso, mi rendo conto che erano delle cose che io già notavo, però a cui non davo attenzione. Un po' diciamo come tutte le passioni, cioè penso che quando una passione esploda è perché già hai un interesse magari sopito, però già ce l'hai dentro. E invece Via Vittorio Veneto, che abbiamo ascoltato prima, quando l'hai scritta? Via Vittorio Veneto? Non è un brano recente. No, è un brano che ho scritto nel 2013, ed è, se vogliamo, il primo pezzo tra virgolette d'amore puro che ho scritto, che portavamo appunto già in giro con la band che avevo prima con Giovanni, e sì, vabbè, l'ho scritto in quel periodo lì, quindi non so se poi vogliamo parlare di qualcosa in particolare, perché mi hai fatto la domanda quando l'hai scritta, allora subito me la sono bruciata la risposta. No, volevo parlare un po' della genesi, visto che l'abbiamo ascoltato. Sì, diciamo che il brano, seppure sia molto lungo, in realtà è nato in un giorno solo, e diciamo è figlio di un periodo, di un brutto periodo che avevo passato. E è stato un poco una cura, se vogliamo, da quel periodo che mi aveva messo in difficoltà, perché difatti uscivo dalla mia prima storia importante, quindi voglio dire, abbastanza esplicito il testo, non c'è bisogno di parafrasare. È un episodio isolato, questa tua canzone sull'amore, oppure un tema che... No, è un tema abbastanza ricorrente adesso, però, perché quando lo scrissi era diciamo una novità, se vogliamo, anche se alla fine... No, scusami, pensavo la tristezza, l'accordo di settimo mentale, quando c'è quello è sempre un periodo triste. Sì, quindi adesso diciamo con il nuovo repertorio, cioè, vogliamo se anche più un bilanciamento delle cose, però sì, c'è stato questo periodo...
se vogliamo, appunto da Via Vittorio Veneto a una delle ultime composizioni, ultime, non tanto diciamo in ordine, se vogliamo, di non cronologico, ma proprio di brani che ho scritto, perché possono passare anche diversi mesi tra un brano e l'altro, che è stato Prenderti o Perderti, che sentiremo dopo. Sì. E diciamo che è un po' chiuso questa scrittura d'amore e basta. C'è stato qualche episodio isolato, però poi non sempre tutti i pezzi che scrivi li vuoi portare avanti, cioè fai comunque una selezione di quello che scrivi, cerchi di mantenere un livello di qualità prima con te stesso, che diciamo sia coerente con quello che fai anche. Non voglio giocarmi subito l'altra cartuccia, l'altro brano degli Zerella. Che c'è? Perché mi fai segno da là dietro? lo so, non ti devo nominare, eppure puntualmente lo faccio. Quindi ci prendiamo una pausa e ascoltiamo un bel brano dei Mucky Fingers, i nostri amici Mucky Fingers, Stolen Hearts and Plastic Lips. Torniamo fra poco ad Indifferenti su www.radiobaiano.it. Tornate ad Indifferenti su www.radiobaiano.it. Nel frattempo mi ha scritto in privato Gabriele Troisi degli Exploders, che Guardate. Saluta Ciro molto affettuosamente. E noi ricambiamo dicendo che è una bravissima persona. Una bravissima persona. È arrivato il momento del live. Cari ragazzi, cosa ci fate ascoltare? Vi facciamo ascoltare l'atture. Thank you.
sempre aspettare l'ok dalla regia per applaudire, invece lo vorrei fare subito. Diciamo che ti racconti un po' in questo brano. E questo è quello che pensano molti. E invece, è in sbagliato. Realtà, questo è un brano che ho scritto, forse il più vecchio. E questa è una cosa appunto che mi è successa anche quando siamo stati ospiti ad altre radio. Dato che bene o male c'è sempre fuori il fatto che sono un appassionato di vino, poi sentendo questo brano si pensa che sia, invece questo è uno dei pochissimi brani che ho scritto in personali, però alla fine mi rendo conto che può evidentemente parlare di te. Può parlare di me, sì. Però l'ho scritto forse in quinto liceo, non lo so, molto molto tempo fa. Era abbastanza diverso anche nella struttura. È stato uno dei brani che ha subito diverse mutazioni rispetto a quello che era proprio in origine, sia dal punto di vista musicale che testuale. Però ci tengo a sottolineare che la parte del vino era già presente, quindi io non l'ho aggiunta dopo. Però solitamente tendi a scrivere brani molto personali. Sì, è inevitabile, vuoi dire anche... altrimenti non sarei un cantautore, quindi partiamo da questo... No, perché diciamo magari c'è qualche cantautore che si lascia ispirare dall'esterno parlando... Perché Andrea non diciamo che qualche... di sé, a parte l'amico, sì, fragile, insomma. C'è qualche pezzo, se vogliamo, anche più impersonale. Però evidentemente, ecco, se io considero questo un pezzo impersonale, fuori non viene percepito come pezzo impersonale, in realtà potrebbe essere anche positivo, perché prima ho detto non mi sento in grado di scrivere canzoni, almeno volutamente, che abbiano un testo con più chiavi di lettura. Invece questo mi rendo conto che viene percepito in un modo diverso a come lo percepisco io, ed è una cosa ottima, perché insomma crea più chiavi di lettura, e quando c'è diversità è sempre un fattore positivo. A proposito di questo, a proposito di chiavi di lettura, questa è una domanda che faccio spesso. Durante un live, secondo voi è meglio introdurre il pezzo oppure questa introduzione può condizionare l'ascolto? Secondo me, poi magari ne parla pure Alessio, perché anche lui, diciamo, ha dei suoi brani. Lui ha visto che spesso e volentieri le introduce, però e delle volte lo faccio anche io. Dipende dal tipo di live, da dove ti trovi, quindi magari non so se sei in una situazione, dico per dire, magari in un circolo, 30 persone in una stanza piccola da 70 metri quadri con le sedie, allora in quel caso dovrebbe essere naturale, diciamo, che quelle 30 persone sono là per ascoltarti, allora ti dilunghi, magari puoi raccontare anche come è nato quel pezzo. Puoi darne una tua interpretazione, però non deve essere mai, almeno a mio avviso, poi non so, Alessio ci dirà il suo punto di vista, però non deve essere mai un io ti sto imboccando, non so, come faceva il professore di matematica per farti copiare l'esercizio bene, perché tu non lo capivi mai, lo copiavi dal compagno di banco, però gli facevi capire che invece l'avevi capito, e quindi... dipende, diciamo che la risposta ho imparato per l'università che sempre dipende. In chimica è sempre dipende la risposta, in chimica del vino, quindi dico sì, dipende dalla situazione. C'è chi piace, c'è chi ritiene che invece se spieghi il pezzo vuol dire che il pezzo in realtà non funziona, io non sono di questo avviso. Appunto, secondo me va vista la situazione che c'è dal vivo e da lì anche magari il tuo mood. Ora, ad esempio qui mi è stato chiesto ma l'avrei introdotto, perché comunque c'è spazio per farlo, ha un senso farlo. Se magari devi andare a un contest e hai degli spazi stretti non lo fai. Tu che ci dici? No, io sono assolutamente d'accordo, poi dipende in effetti appunto da dove ti trovi, dal perché. Sicuramente parlare troppo fa male con certi, fa questo male, sì. Perché non ha tanto senso, perché se una canzone ha di per sé un messaggio inutile che lo spiego. Posso spiegare come è nata, magari se è una canzone che nasce da un fatto accaduto, poi dipende. Io per esempio ricordo con i Locus non parlavamo mai, li si suonava e basta,
si iniziava e si suonava. Massimo, si anche perché lei canzone... parlava pure. Cioè, questa canzone è nata da una storia vera. Massimo, una storia vera, così, così. Però dipende. Non amo chi parla molto, poi ci sono gli eccessi, c'è chi parla molto e chi non parla niente. Se vai a un concerto di De Gregori, forse non dice nemmeno forse grazie e buonasera. No, però De Gregori, quindi può fare. Poi appunto dipende anche dalla canzone, cioè quando una canzone è celebre, ormai è sulla bocca di tutti, nelle orecchie di tutti, è inutile... Non c'è bisogno di tante chiacchiere, ecco, poi... Anche se si dice che la canzone magari non ha chiavi di lettura, io penso che tutte le canzoni hanno diverse chiavi di lettura. Anche quando tu scrivi una canzone che non ha una chiave di lettura, ce l'ha la chiave di lettura, perché tu stai raccontando una tua esperienza, ma la persona che ascolterà quella canzone è sicuramente un altro tipo di esperienza. Lo interpreterà a modo suo. Cioè, non so, lui via Vittorio Veneto per me può essere un'altra strada, che non si chiama via Vittorio Veneto, però magari mi identifico in quella situazione. Okay. Quindi, sì. Diciamo che bisogna non parlare né poco né molto, il giusto è quando evitare è meglio, bisogna evitare. Io direi di introdurre la mia rubrica, ve l'avevo accennato prima, la mia rubrica si chiama Quanto sei trend? Quindi non c'entra nulla la moda, l'abbigliamento, sono cose che non c'entrano. Io adesso vi elencherò un po' di trend che stanno girando su Facebook e voi deciderete quale commentare insieme a me, se commentarne uno, se commentarne due o se commentarne tutti. Ok. In queste settimane su Facebook si parla di il sesto posto di Gabbani all'Eurovision. Chi è liberato? Questo, diciamo, eviterei, perché già c'ho il mio carissimo amico Francesco Bruno delle Rane che sta impazzendo per capire chi è liberato, quindi eviterei. Perché... Salutiamo Francesco. Ciao, nel Francesco. Frattempo, e poi le dichiarazioni di Manuela Agnelli. E qua sei... E qua vi direi, perché vorrei ancora suonare con loro, quindi magari a porta più. Assolutamente. E poi cosa ti è rimasto? La Blue Whale. Oggi pomeriggio, vedendo un po' i trend, ho detto vabbè, però mo metto in mezzo la Blue Whale, però siccome io sono ancora scossa, preferisco non parlarne. Non so manco cosa sia. Lo spieghiamo dopo in macchina. Scusami, io sono tra di loro il meno social, infatti il fatto di liberato non ho idea di manco io, però. Ma guarda, se lo vuoi sapere neanche io, no, loro sono molto poco social. No, però in realtà una cosa sul liberato la voglio dire, che sostanzialmente l'effetto di mascherarsi funziona ancora. Cioè passano gli anni, però funziona ancora. Non è stato certo il primo, cioè, a fare una cosa del genere. Io c'è una band che mi ha formato nell'adolescenza, Tre Leghe Ragazzi Morti, che c'è stato un periodo di quasi 10 anni in cui loro non volevano essere fotografati senza maschera. È vero. Sostanzialmente questo, oppure penso ai Cani, che all'inizio suonavano con le buste del pane in testa. Per cui una cosa che si evolve nella forma, però nella sostanza è sempre vero. La stessa. È una cosa, cioè il non avere un'immagine stuzzica sempre. E quindi ora era parecchio che non usciva qualcuno con un'idea del genere, e quindi lui è stato bravo anche a fare questa cosa, perché c'è chi vede solo furbizia, no, però di base c'è un buon testo in napoletano, secondo me, che viene comunque ancora associato ai neomelodici, mentre non è così, cioè ci sono tantissimi gruppi napoletani che invece fanno dell'ottima musica, sulla scia dei 24 grana sostanzialmente, quindi ce ne sono, per cui secondo me è una buona operazione. Io non ci vedo solo marketing, vedremo, perché se chiaramente continua a giocare solo su un fatto di immagine e cala nei contenuti, allora uno li potrà dire, però dopo un primo pezzo dare un giudizio definitivo mi sembra esagerato, sinceramente. Quindi diciamo, questo è un cantante, insomma, ho capito. È una sorta di per me un alternative rap. Ah, ok. Beh, non ho capito. Va bene, però diciamo che pure alternative rap è molto, cioè è troppo, è già troppo, è un'etichetta restrittiva che non ti dà l'idea, quindi devi ascoltare il pezzo per pensavo a come cambiano i tempi, una volta anche perché non è, diciamo che non è rap, però okay. Io ci sento anche la tradizione napoletana dentro. Per cui qualcosa c'è. È un testo comunque interessante.
Io non posso esprimermi. Io non ho consentito, quindi non lo posso esprimere. Anche se, va, ripeto, va visto poi col passare del tempo quanto è marketing, cioè quanto è marketing e quanto è sostanza. Esatto, però dopo un pezzo è, sai, la novità, quindi comunque sarebbe stata chiacchierata. Stavo per fare una battuta cattiva di quella che andavi da un altro trend, però mi sto... Vai, vai, vai. Riguardo? Riguardo Agnelli, dove c'è sostanza. Okay. Yeah, parliamo, parliamo. Sì, visto, no, io so che tu vuoi parlare di Agnelli. Io dico solo una cosa, no, no, io la dico io, perché comunque gli After Hours sono stato e sono il mio gruppo preferito, però una cosa che la sto dicendo da tempo, come uomo per me è finito, ma da prima di queste dichiarazioni, cioè per me è finito il giorno in cui ha visto il contratto di X Factor, ci ha messo una bella firma, per me l'uomo Manuel Agnelli è finito. Non posso dire la stessa cosa artisticamente, perché anzi per quelli come me che dicono che è finito, per uomo poi ha fatto un disco che è qualcosa di durissimo da ascoltare, cioè è un disco che è un disco di più di un'ora, però più di mezz'ora, anche se hai ascoltato Pantera una vita intera, non lo puoi ascoltare, perché è qualcosa di che miscela delle sonorità appartenenti a mondi che non dovrebbero mai incontrarsi, e lui li fa incontrare in questo disco, per cui... E poi vabbè, c'è il tema principale, che è il tema della morte del padre, della malattia, del cancro, quindi cioè, sono temi proprio che tu non puoi attribuire a una persona che si è venduta, però, dal però punto di vista artistico, a scindere l'artista dalla persona, esatto, considerando lui ha portato avanti la battaglia. Io ricordo, era un poco più che ragazzino, però ricordo che su XL hanno venduto numeri e numeri, XL era Repubblica, il magazine, sul fatto, diciamo, loro a Sanremo nel 2009, con poi il movimento Hai paura del buio, che uscì il Paese Reale con non so 14-17 pezzi di artisti che ora qualcuno di loro si è anche affermato sì. Per cui fare una cosa così, diciamo, lui era tra quelli che inveiva contro X Factor, poi era uno di quelli che criticava anche la scelta di Morgan. Ed io ti capisco, perché la stessa scissione l'ho fatta con Morgan, dopo un po' di tempo sono riuscita a scindere l'uomo dall'artista. Però Morgan ha fatto un discorso diverso, molto più coerente. Morgan è stato, secondo me, perché alla fine Morgan ha sempre stato una figura di spettacolo. No, ma l'uomo non lo sa. Io che sono una fan proprio numero uno, non è salvabile quello. Ormai sei nell'intervista, perché dopo che lui me l'ha detto, me lo sono andato a leggere, perché poi... Anche se non per difenderlo, però va visto quello che ha detto e quello che sta dicendo. No, non ha smentito, questo comunque. Quindi ha detto questo. Non ha smentito. Uno che dice. Poi possono piacere o non possono piacere. Non uccido chi non li ama. Vai, sfogati. Però la cosa strana è dire non hanno portato niente di nuovo all'interno della musica. Ma te la voglio anche passare. Però significa che allora tu non hai una conoscenza del gruppo che stai parlando. Cioè, io faccio un esempio, l'ho fatto con loro in macchina. Se voi ascoltate Bohemian Rhapsody dei Queen, sono in 5 minuti e 35, so anche proprio quanto stacca, sono quattro generi diversi messi in un'unica canzone, non fatta nel 2016 ma nel 75, quando ancora si registrava in analogico, quando per fare quelle parti uscivano i cosiddetti attributi di ogni musicista. Io sono un quignano non fan sfegato di Freddie Mercury. Cioè, per me il genio, al di là di Freddy, della sua voce, del carisma sul palco, per me il genio dei Queen è il chitarrista Brian May. Cioè, io lui lo considero, insieme a Gilmour e a Mark Knopfler e The Streets, chitarristicamente parlando, proprio i tre geni assoluti della chitarra, tralasciando Hendrix, che è un'altra categoria. Intoccabile. Però, ecco, cioè, dire che non hanno portato nulla e che David Bowie e Lou Reed erano di un'altra categoria è... E io su questo, per esempio, con lui sono d'accordo. È diverso, perché loro sono partiti da glam rock. Partiti da glam rock e si sono spostati sul pop, sul rock un po' più duro. Il Nuendo, l'ultimo album, fatto con una persona che dopo 2 mesi dalla registrazione è morta. È un album struggente, delle sonorità... Ecco, mo Ciro parlava dei temi, cioè se uno legge i testi in inglese e poi li traduce, perché ovviamente li deve tradurre, hanno dei suoni, delle cose che veramente ti lasciano qualcosa, e non posso pensare che dopo Innuendo, ecco, voglio mettere soltanto il loro ultimo album, non abbiano portato niente nella scena
della musica internazionale. Poi che può piacere di più David Bowie, che secondo me hanno parecchie cose in comune, soprattutto i primi Queen e i primi David Bowie. Hanno collaborato. Hanno anche collaborato, hanno fatto un pezzo insieme. Brano, cioè, Lou Reed è stato prodotto per anni da David Bowie, cioè Transformer, che è stato il suo album dopo i Velvet Underground di Lou Reed, è stato prodotto e scritto da David Bowie, cioè ha messo insieme tre persone che per un motivo o per un altro conoscevano, lavoravano e condividevano un percorso artistico. Quindi, per esempio, io, ecco, l'avesse fatto il paragone con Elton John, sì, l'avrei accettato di più, perché ci sono dei riferimenti di Queen al primo Elton John. Ci sono, allora lì te lo posso dire, ma su David Bowie non... cioè, stai toccando mostri sacri, ecco, posso piacere o non piacere, ma non puoi dire che Queen non hanno portato niente. E quei poveri Duran Duran che nessuno li difende. Su quello sono d'accordo con lui, perché a me i Duran Duran veramente non piacciono. Magari, ecco... No. Poteva dosare le parole, però non l'ha mai dosate. Cioè, adesso è perché è venuto fuori con la televisione, quindi magari è stato anche. Si è pompato per prima lui e poi viene pompato pure perché comunque uno che fa click. Nel bene o nel male, come Morgan allora ora li fa lui. Per cui diciamo che sicuramente la verità sta nel mezzo. Lui non è uno che le manda a dire, questo è sicuro. Però, insomma. Qualcuno difende Duran Duran, vi prego. No, ma io difendo, faccio un altro discorso. Secondo me non c'è, sì, ovviamente nella musica c'è qualcuno che ha aperto le piste ad altri, però secondo me è proprio stupido, anche lui che è un musicista con i controcoglioni, secondo me, e ti parla uno che gli After Hours, prima di Ciro, perché sono un po' più vecchierello, se li è mangiati, li ho visti dal vivo, lui non li ha visti dal vivo, dillo. 10 anni che li insieme. Questo per sfotterlo un po'. E ora penso che ora me li devo andare a vedere con gente che ascolta Bench e Fide. Eh beh, certo. E qui cioè, forse meglio non andarci, aspettare un po' che il fenomeno. Ci sono indubbiamente, appunto, quindi sto parlando di uno che ha ascoltato, è stato tra virgolette fan degli After Hours e anche di dischi meno amati come Ballate per piccole iene, l'adoro. Però è un po' riduttivo fare un discorso del genere. Io credo che lui, se devo credere nell'Agnelli artista e anche uomo, lo fa solo per una questione mediatica e fa anche bene, perché ormai si è creato un personaggio, fa bene a crearsi il personaggio. A proposito dell'immagine, no? Prima si andava a creare musica e immagine, adesso invece si fa o l'immagine per vendere oppure ci si nasconde appunto con le maschere, insomma, che è una cosa vecchissima che lo faceva Arthur Brown negli anni 60, e Arthur Brown si masturbava in scena negli anni 60, quindi tutti questi che oggi vogliono inventare cose non si sono inventati niente. Anche Agnelli indossava la maschera quando c'era Terror Swing, insomma, non hanno inventato niente. Io proprio il discorso che non condivido, di dire ha portato o non ha portato la musica. I Queen possono piacere o non piacere, anche solo per il sound, anche solo per l'innovazione dal punto di vista del sonoro, hanno portato qualcosa, anche solo in quello. Poi da un punto di vista di genere, di album, di brani, sinceramente non è inutile secondo me parlare di questo, come per Lou Reed, come per David Bowie. Sono icone che restano lì e sono da un punto di vista intoccabili. Tutto ciò che viene dopo i Beatles è da buttare via, perché tutto nasce dai Beatles, assolutamente non sono d'accordo, perché c'erano tanti Beatles all'epoca che sono rimasti nelle cantine e poi c'è stato un gruppo Beatles che è uscito. È vero. Quindi è un discorso secondo me un po'... Anche superficiale, che non mi aspettavo. Io. In questo momento, prima ne abbiamo citato, scherzando, un Calcutta non sta portando niente alla musica. Ma può darsi che fra 10 anni porterà qualcosa? Non credo, sinceramente. Non credo perché non ha inventato niente, non sta inventando niente. Però, sai, è un discorso un po' veramente, secondo me, misero. Ma pure sui Duran Duran, cioè hanno segnato un'epoca in un modo o nell'altro. E quindi va bene così. È vero, direi che questa rubrica è andata bene. Mi piace sempre di più questa rubrica che ho inventato io. Allora, il Bob Bowie. Sì, come visto che è bella, me ne compiaccio di questa rubrica e non voglio parlare di Blue Whale oggi. Io direi di prenderci una pausa, ascoltare. Ci andiamo a buttare da sopra al tetto. Per favore. Dal tetto di Radio Baiano, dal tetto della città. Ascoltiamo un altro brano della band cantautrice. Sopravvivi, se ti butti dal tetto più alto della città. Ascoltiamo un altro brano della band cantautorale Zerrella, Prenderti, giusto? Sì, Prenderti o Perderti. Poi ne parliamo e parliamo anche del vostro futuro EP.
Noi torniamo tra poco ad Indifferenti su www.radiobaiano.it. Per prenderti avrei scalato tutti i rilievi cosmici, anche il Monte Olimpo con i suoi 18.000 metri. Per prenderti www.radiobaiano.it. Ho imparato a fare la regia. Abbiamo ascoltato Per perderti o prenderti della band cantautorale Zerrilla. Come mai perderti o prenderti? Perché questa è una cosa che spiego qualche volta dal vivo, si rilaccia a quello che abbiamo detto prima. Poche lettere in italiano possono determinare un significato completamente diverso, e diciamo questa cosa a livello di grammatica è quasi esclusiva della nostra lingua, perché in effetti poi le lingue germaniche hanno una radice e magari su quelle costruiscono il verbo, il nome, il pronome, eccetera, mentre invece l'italiano, quindi succede molto spesso che parole composte in, cioè, nel senso che sono state composte in modo simile, possano poi significare, come in questo caso, cose diverse, in questo caso proprio all'opposto. E questa è una sorta di cosa che può accadere solo con l'italiano, e è quello che diceva prima Alessio. I cantautori italiani hanno portato il sentimento, hanno portato la melodia, l'hanno potuto fare perché di base avevano l'italiano. Io sono convinto che salvo magari il francese e il portoghese, nessun'altra lingua sarebbe stata funzionale a questo tipo di canzone. Il napoletano. Il napoletano, sì, ormai è una lingua, quindi, però diciamo, immaginare solo Napoli è restrittivo. No, certo. Quindi è perché il portoghese, sì, c'è la saudade. Perché il portoghese c'ha, diciamo, il filone della bossa nova. In realtà quelli sono comunque cantautori. È vero. Sì, quindi, sì. Con Cato ha fatto delle cose in Italia. Jobim, sì. Tom Jobim, ad esempio, mm-hmm. è un cantautore, sì. a tutti gli effetti. Poi sia un mostro sulla chitarra, questo potrebbe addirittura passare in secondo piano. Lo stesso Veloso è un cantautore. Esatto. Sì. Cosa volete rispondere a Gabriele Troisi che vi sta riempiendo di complimenti? Non rispondiamo più niente, perché comunque diciamo conosciamo il soggetto, gli mandiamo un bacio zuccherato. Speriamo sia sobrio. Sicuramente abbiamo una birra pagata a testa, minimo. Sì, con i complimenti Gabriele, basta che offre da bere e si sta insieme, è contento. Siete pronti per un secondo live? Sì.
O temporeggio con un'altra domanda? Possiamo temporeggiare giusto perché voglio controllare se sono allora, accordato. Io so che state preparando l'EP. Cosa ci potete anticipare? Dove lo state registrando innanzitutto? Facciamo parlare... Chi mi risponde? Vai Ale, va. Io ho parlato molto. Rispondetemi. Allora, abbiamo iniziato pochi giorni... No, ieri. Ieri le registrazioni dei, di questi quattro brani, anche se ancora tutto non è finito, quindi diciamo che siamo al lavoro. Questo, non da di... Solo questo puoi dirmi. Vabbè, con il nostro fonico, diciamo, Emilio. Ringraziamo. C'è già un titolo di questo EP? Solo sì o no, voglio sapere. Non voglio sapere il titolo. No, il titolo non c'è ancora. Okay. Ci sono delle idee, però. Sapete che tracce, sì, le tracce da inserire nell'EP ce l'avete, non potete dirmi quali. Quindi. Facciamo forse. Cosa suonate? Adesso ti suoniamo Terra Boa. Facciamo Terra Boa. Quando bello volete. Dalla regia, adesso alzo i volumi come mi dicono di fare, ecco, sono molto brava. Io vorrei sapere, sono stati riarrangiati questi brani? Sì. Quindi sì. Quanto è stato difficile? In chiave acustica? Per voi, no, dico, visto che i brani sì. di Ciro sono, no, cioè non sono comunque, li hai scritti tanto tempo fa e quindi sono nati in una veste. Poi la melodia, cioè nella veste melodica, sono cambiati oppure sono rimasti gli stessi? Più che veste melodica è stato tutto nell'arrangiamento. È riadattato più per un contesto appunto di band, quindi cambiate giusto alcune cose. Diciamo l'idea e la melodia è quella. Quindi è rimasto giusto... quello. Sì, bene o male sì. Almeno su Terra Boa sì.
Sì, poi ci sono altri pezzi che invece, come ad esempio dicevo prima, l'attore ha subito un processo abbastanza importante di cambiamento. Questa può, secondo me, può esprimersi bene anche solo voce e chitarra, perché comunque è abbastanza ritmata, è quasi uno swing, quindi è il classico pezzo che può andare bene sia in acustico da solo che in acustico, magari nel senso come formazione acustica, e sia normalmente in elettrico. Poi nell'EP vedrete alcuna cosa. Vabbè, bisogna aspettare, abbiamo capito. Questo è quelli 90, questo. Com'è il vostro rapporto con la scena indipendente avellinese e non? A che livello? Non nel senso umano oppure no, musicale? Proprio musicale. Ma musicale, io, guarda, ti dico apertamente quali sono i gruppi che mi piacciono. A me... Gabriele quindi gli Exploders, noi li abbiamo conosciuti una sera. In realtà io non conoscevo Gabriele se non per il fatto che lui dovesse vendermi un biglietto per andare a vedere i Radiohead nel 2012, concerto a cui né io né lui siamo più andati. E questo, diciamo, era il mio... Conoscendo Gabriele non mi meraviglio di nulla. Era questo il mio rapporto che avevo con Gabriele. Poi è successo appunto che io e Giovanni ci siamo ritrovati a suonare con lui in una situazione un po' marrone, diciamo così, con batteria all'aperto non microfonate, vabbè. E quindi da là, diciamo, abbiamo poi conosciuto sia Gabriele che Daniele. Sai, prendi, ascolti la loro esibizione, ti piace, li vai a cercare, e poi quando è uscito il loro EP registrato tramite il contest di Rolling Stones, insomma, ci è piaciuto. E poi sì, comunque essendo loro della zona, abbiamo fatto amicizia in maniera abbastanza naturale. Poi insomma Gabriele è noto a questi studi, quindi non c'è bisogno che aggiunga altro. Per cui sì, per cui da poco sono usciti fuori ad esempio in Oretro, che però è una band che a metà radici di Avellino e metà Montecorvino, in provincia di Salerno, lui sa il nome completo, io no, e, che hanno suonato ultimamente al Tilt, e avevo collaborato già con il batterista, però un conto è avere l'amicizia. Salutiamo, ciao Ciro. Ciao Ciro, anche lui Ciro. E un conto poi invece sentire se effettivamente quello che fa ti piace, perché chiaramente un amico io lo supporto a prescindere, però se poi questo esatto, come dice Giorgio Canale, è giusto perché è mio amico, però se poi al di là di questo c'è anche un progetto musicale che mi piace, e io sono una persona a cui è più facile che qualcosa piaccia, perché penso di essere abbastanza eterogeneo sugli ascolti, appunto se qualcosa ti piace meglio ancora, e nel suo caso noi l'abbiamo sentiti appunto al Tilt, ci sono piaciuti, e quindi la cosa, diciamo, è stata confermata. Da questo. E poi, sempre per quanto mi riguarda, anche diciamo nell'Interland campano, mi è capitata la stessa cosa con un artista che si chiama In Roma. Io sono andato a sentire il concerto di Bugo, cioè veramente una cosa, lui sta fuori, cioè un altro che cosa, non ha la visibilità di Manuel Agnelli, ma se l'avesse penso che sarebbe veramente devastante, per quello che dice, per quello che fa, comunque un folle, e lui era in apertura, e io ho provato, cioè dopo sai, tra lo spacco tra l'artista di spalla e il cambio palco per lui, e non lo trovavo su Facebook, e quindi mi sono avvicinato, ho detto io non ti trovo, com'è possibile, e poi ci siamo presentati, ci siamo messi a parlare, perché io sentivo in lui, ecco, le influenze di Giorgio Canali, Marlene Kunz, cioè cose tipicamente italiane, e lui poi mi ha confermato, sì, io ho ascoltato questo, ho fatto questo, e quindi lui è di Salerno, e quindi io poi diciamo ho scoperto che anche lui è da un po' che gira. E in questo momento sono le tre cose che mi sento più di consigliare, così, cioè, senza fare nomi, quali sono le cose che non ti piacciono, senza fare nomi? Ma ci sono cose che non mi piacciono, però non è una cosa legata al genere, è solitamente una cosa legata all'attitudine. Ci sono cose che non mi piacciono nel cantautorato, sia in grande che in piccolo, per cui è legata al singolo progetto,
cioè non mi impunto, per dire, una delle ultime barriere che tra virgolette mentali era sul rap. Ora sto scoprendo cose rap che magari mi piacciono, penso, non so, a Jesus di Kanye West, che ho ascoltato e mi è piaciuto, per cui non l'avrei mai ascoltato magari un anno fa. Per cui non è più una questione di attitudine, poi vabbè, di gusto, quello è la base di identità dell'artista, sì. In effetti, alla fine, perché quando una cosa non piace, al di là del genere, forse anche l'identità, perché se ascolti una cosa che non ti dà niente di un po' anonima, magari, questo può essere, ma si può dire per tutti, cioè pure per Ciro, vuol dire vabbè, ma il testo d'amore, insomma, l'ha scritto, è stato già scritto il testo che parla, alla fine tutto è stato già scritto, per cui sì, diciamo che pensare di inventare qualcosa da zero è assurdo, pure perché è l'identità dell'artista, soprattutto il cercare di non imitare, assolutamente è vero. Esatto, poi insomma fare qualcosa da zero oggi nel 2017 vuol dire automaticamente prendersi una pioggia di critiche. Per esempio penso a Skrillex, che in effetti ha inventato un genere, per molti è merda, però lui ha inventato qualcosa. È vero. Ora, per quanto possa non piacere, cioè, poi c'è la diatriba, per molti in realtà copiato da Deadmau5, insomma, poi queste sono cose più per gli appassionati del genere della dubstep, però ora o lui o l'altro, diciamo che comunque è una cosa che 20 anni fa non c'era, adesso c'è, quindi vuol dire che l'ha inventata. Poi può piacere o no, quando nasce un nuovo genere c'è sempre la diatriba. C'è stata sui gruppi che hanno inventato il punk, che comunque oggi hanno fatto la storia, quindi se dovesse uscire qualcosa di nuovo, difficile credo, però può sempre capitare, ci sarà più probabilmente sempre qualcosa legato all'elettronica, probabilmente, però non si può mai dire. Altra domanda che rivolgo un po' a tutti. Secondo voi il ruolo del cantautore rispetto al passato è ancora così fondamentale oggi? Assolutamente no, per me, ma per un semplice motivo, perché di cantautori ce ne sono pochi, di veri cantautori, pochissimi. Quindi oggi no, oggi il cantautore automaticamente diventa tendenza. Quindi sparisce magari il lato legato a quello che è il messaggio artistico, ma piuttosto si va su quello che è, diciamo, il lato appunto o dell'immagine o delle dichiarazioni che fa o di quello che dice. Oggi sembra banale, ormai sono 10 anni che si dice, però il cantautorato oggi è stato sostituito un po' dal rap, ma da un certo tipo di rap, però non dal rap che gira adesso, da un certo tipo di rap, penso a Frank Energy. Penso ai primi album di Caparezza stesso, penso, perché no, a Lucariello, il primo periodo, cioè, anche quelli proprio dell'underground. Impegnati. Diciamo che erano quelli più impegnati, da un certo punto di vista. E quindi, secondo me, oggi il ruolo del cantautore il cantautore oggi si confonde nel mucchio, in tutto questo polverone che è la musica indipendente, ne abbiamo parlato, ormai continuiamo a parlarne. C'è una cosa che mi è piaciuta di Agnelli, che ha detto in altre situazioni, che ha detto: oggi l'indie non è indie, cioè l'indie era quello che facevamo noi, ed è vero, perché l'indie l'hanno fatto loro, cioè Lori Marlene, prima di loro a Edda con il Timo Tribale, Massimo Volume, insomma loro hanno fatto, loro hanno creato una rottura, CSI, PGR, CCP, tutto quello che vogliamo. Invece diciamo oggi no, perché oggi come ha detto lui, è un indie, è un venditti fatto male. Questa cosa mi è piaciuta, soprattutto del fatto male, perché poi se prendiamo il venditti, quello fatto bene, anche se venditti anche dopo nel pop, insomma, cioè, magari scrivessi un brano così, però no, secondo me il ruolo del cantautore, ma si vede, perché se ascoltano, chi ascolta i cantautori vecchi, cioè è inutile negarlo, chi è un ascoltatore, ascolta De André, ascolta Guccini, ascolta De Gregori, Fossati, Dalla, ascolta questi cantautori. Poi ci sono comunque delle realtà assolutamente valide, però non so se Mannarino può darmi qualcosa che mi resti davvero, cioè come mi resta, non so, canzone dell'Osteria di Fuori Porta di Guccini, non lo so, non lo so.
però io non credo, personalmente. Magari mi resta, per fare un esempio celebre, Costruire di Fabio, mi può restare, che ne so, Senza far rumore di Silvestri, o non so, qualsiasi altra, diciamo, più degli anni 90, insomma, più di quel periodo là. Però adesso la vedo un po'... È anche vero che, insomma, poi mentre vivi la cosa non ti rendi nemmeno bene conto al 100%. Cioè, cui... non so, cioè... Adesso per esempio c'è Carboni che viene molto rivalutato, però sì, è stato un periodo che è stato completamente abbandonato quando lui ha fatto un disco che secondo me è una pietra miliare. No, io mi riferivo intanto a Dustin Hoffman, non sbaglio. Esatto, che secondo me è il suo migliore, però poi al di là dei gusti c'è qualcosa di buono, e c'è solo, diciamo, la differenza era che prima, anche per la situazione sociale, veniva fuori soltanto il meglio del cantautorato. Ora, un po' per la situazione delle etichette che mirano un certo tipo di... un po' perché comunque il mondo è cambiato sostanzialmente, e un po' perché anche il social ha fatto cambiare la musica, ma ha avuto un impatto che è paragonabile al passaggio da vinile a musica setta, se non superiore. Cioè, per quello che ha fatto, perché oggi basta una scheda audio, bastano 80 euro per una scheda audio, 100 per una chitarra, e ti registri e mandi online. Che per certi aspetti, che è, per certi aspetti è positivo, però per altri è può negativo. Essere negativo. Ovvio. Può portare a una svalutazione. Dipende, cioè, sono argomenti spinosi, delicati, che cioè, se ha difficoltà Alessio, che è un musicologo, pensiamo un ascoltatore laureato comunque in questo. Ah, beh, sì, questo è laureato in questo. Esatto. Visto, musicologo. Figuriamoci un ascoltatore medio che ha una fruizione il più delle volte da smartphone o da tablet, e quindi magari ascolta qualcosa anche di compresso e può confonderlo. Poi c'è lo shuffle, no? Che magari passa Bach, e poi dopo Bach passa un brano di, che ne so, di Calcutta. C'è appunto, sì, quindi è normale che la cosa è un po' fuorviante. Per cui, secondo me, bisogna essere in un certo senso ancora più bravi. Però devi stare attento a come ti muovi. Cioè, nel senso, è inevitabile ormai... Cioè, io penso che oggi faccio l'esempio con un Branduardi, un Battisti, che faceva una ricerca musicale abbastanza accurata. Oggi non so se uscirebbero persone così, no, assolutamente a livello musicale. Secondo me no. Secondo me no. Per cui è un po'... cioè, non so, ci vedo, potrebbe uscire il Battiato perché c'ha quel gusto pop, ma qualcuno che fa qualcosa già più di nicchia, volutamente di nicchia, che poi magari si è sparso a macchia d'olio, perché effettivamente alla fine non è vero che le persone non hanno gusto. Per cui un cantautore di nicchia, ecco, come può essere un Ciampi o un Battisti, che doveva essere un fenomeno di nicchia, che poi invece è esploso, può darsi che ricapiti, cioè, queste sono cose che non si possono prevedere alla fine, perché alla fine la musica è un'arte, quindi non si può prevedere, è fatta per rompere le regole. Per cui bisogna soltanto aspettare e viversela. Questo è, certamente è cambiato, non si può più paragonare al passato. Cioè, guardare indietro, è anche qua citando Giorgio Canali, è stupido, bisogna guardare sempre avanti. E se lo dice zio Giorgio, che ha quasi 60 anni, sono d'accordo, però qualcosa la saprà. Io una volta questo dico, questo mi autocito, dico questa stronzata. Una volta scrissi, parlando per esempio di Edoardo, di Filippo, della tradizione, che dice la tradizione va superata. Però bisogna partire dalla tradizione, perché la tradizione è fare un balzo e superarla, andare oltre. Cioè, come quando guidi, tu vai sempre avanti, però ce l'hai lo specchietto retrovisore, e ogni tanto devi guardare, perché se non guardi fai un incidente. E così io credo che si dovrebbe essere la musica in tutte le cose. Questa è una cosa che si matura col tempo. Pure io una volta o guardavo solo lo specchietto retrovisore o non guardavo avanti. Però poi col tempo ti rendi conto che bisogna guardare avanti, guardare lo specchietto e andare avanti. Però ogni tanto guardare lo specchietto, ogni tanto pure girare la testa, però solo per fare la manovra. Poi bisogna sempre andare avanti. Però lo specchietto ci vuole, perché la tradizione va superata, ma è la base. Cioè, come la famiglia, in effetti, no? È sempre il fulcro dove si nasce. Quindi
Perciò io mi arrabbio molto. Io voglio fare il paragone scolastico, quello che facevano sempre i professori di scienze. È come una casa, se tu togli le fondamenta, crolla. Esatto. Questo paragone becero usato. Questo paragone è becero, sì. In effetti sì. Quindi, la cosa però quello della macchina era bello. No, quello della macchina è bello, per quello sì, uno più di basso livello. No, sì, sì. Diciamo, infatti mi arrabbio molto, moltissimo, ne parlavo pure con Ciro una volta, quando parlo con ragazzi che dice sì, io faccio cantatore, però non conoscono la musica, il passato. La storia. No, tu in qualcosa pecchi, a meno che non sei un fenomeno, se sei un fenomeno è diverso, ci sono dei casi di persone che non hanno mai fatto niente, cioè studiato niente, ascoltato niente, però vabbè, quindi è uno succede. Rari casi. Ma il fenomeno va coltivato, si dice, no, il talento, scusa, va coltivato. È vero. Se no diventi Balotelli. No, rischi di inciampare nei tuoi stessi piedi. Se sei un grande corridore, ma non capisci un po' di tecnica, inciampi. Su questo sono d'accordo. Io direi, dopo questo bel dibattito, di prenderci una pausa, tornare con l'ultimo live e con le ultime domande. Quindi ascoltiamo proprio una canzone degli Exploders. Ciao Gabrio. La giacca di Carmen. Torniamo fra poco ad Indifferenti su www.radiobaiano.it. La giacca di Carmen è sospesa da mercoledì 31 agosto. È sul retro dell'auto, non parla, non si muove, ma sente che mi giro a guardarla e ieri ho chiamato Carmen per dirle di venire a riprenderla. Mi ha detto lo farò, so che la sento, sono tu, ti vedo.
bentornati ad Indifferenti su www.radiobaiano.it con gli Zerilla, che sono pronti per suonarci un ultimo brano live. Qual è? Hanno preso Bob Dylan. Se vuoi puoi introdurlo, eh. E ne parliamo dopo. Ok. Thank you.
cosa, perché questo pezzo noi ce l'abbiamo in playlist a Radio Baiano da circa 3-4 anni. Tre anni. Sì. Forse un po'. Sì, tre anni. Però è migliorato tantissimo. Sai, cioè, prima faceva schifo. No, già mi piaceva prima. Già mi piaceva prima, però l'ho trovato proprio più. Sì, ovviamente gli arrangiamenti sono stati rifatti. Anche perché, vabbè, parliamo di un demo nella versione presente in radio, perché mi ricordo ero ospite dell'uomo dietro alla regia a Metro Rock, quindi è anche vero, ma più per eterosessuali, esatto. Attenzione a queste parole che scatta subito la denuncia per sessismo. No, vabbè, ho tanti amici. Ma proprio oggi vieni a fare questo discorso. Però dire ho tanti amici che dicono che il nuovo non sono razzista, ma quindi, però vedo là il posto di South Park, quindi sono tranquillissimo. Beh, non sono razzista, io sono loro che sono neri. Esatto. No, in realtà con il progetto precedente, non avendo noi una chitarra elettrica, avevamo provato, diciamo, a portare la cosa più verso il folk. Mm. Però in realtà, essendo Giovanni uno che dal vivo picchia, ci siamo resi anche noi in corsa. In realtà, da quando è entrato Gianluigi, noi già sapevamo che avevamo bisogno di una chitarra elettrica, che poi adesso occupa il brutto, sembra che occupa un posto Alessio. Però appunto, prima di chiedere ad Alessio, abbiamo aspettato la persona giusta e abbiamo capito che tipo di chitarrista ci volesse, proprio per questo motivo qua, per dare al brano un'impronta che non fosse quella della prendo la chitarrina e ti faccio la canzone acustica, ma che avesse, diciamo, un filo conduttore e che facesse capire un po' anche quelle che sono le influenze del gruppo, mie ma anche loro, e quindi, diciamo, con questo arrangiamento, che comunque è un arrangiamento, cioè il pezzo è molto meno tirato rispetto a quello che è dal vivo, perché per fortuna Gianni non c'ha la batteria, altrimenti penso che scattava la denuncia. Vabbè, scuola metal l'abbiamo detto prima, no? Adesso sto volutamente esagerando, però in realtà l'ultima serata che abbiamo fatto in acustico ci siamo resi conto che anche con Giovanni al cajon, sì. E Alessio che con la semiacustica, anziché con l'elettrica, in realtà semiacustica elettrica, poi in un live ideale si scambiano a seconda del pezzo, si alternano a seconda del pezzo, funzionava anche così, quindi abbiamo riproposto, diciamo, i brani negli arrangiamenti che abbiamo fatto dal vivo in acustico, cioè non ci piaceva riproporre il brano con lo stesso arrangiamento però con le chitarre acustiche, non avrebbe avuto senso. A quel punto saremmo venuti solo in due, non in quattro, perché, diciamo, siamo qua sì per parlare ma anche per suonare. È vero, e a noi ha fatto piacere ospitarvi tutti a quattro. Intanto ho un messaggio per voi da Aniello De Sena, che ci scrive... Grandi ragazzi, un abbraccio a tutti, li ho conosciuti ieri ed è stato un vero piacere, a parte il maestro Nardiello che avevo già il piacere di conoscere. Sempre così diplomatico. Sì, questa, vabbè, a questo punto l'ha detta la chicca, la diciamo. Lui ci ha... diciamo che lui collabora insieme a noi in un brano, vabbè, lo strumento lo possiamo dire perché tanto basta che vanno a digitare il nome e lo trovano, farà una parte di tromba in un nostro brano. E vabbè, possiamo sapere soltanto questo, aspetteremo. Quando uscirà più o meno questo EP? Noi ci facciamo un'idea. La nostra intenzione è di farlo uscire dopo l'estate. Però in realtà siamo ad oggi ancora finendo di registrare. Poi tornate. Quindi volentieri, sì. Quindi per il momento, diciamo, non preferisco dare una data ideale, anche perché poi c'è da curare tutto l'aspetto logistico, quindi cercare di farlo uscire in contemporaneo anche sul web, e quindi questa è una cosa poi in realtà importante, che ne abbiamo parlato prima, quindi oggi nel 2017 è quasi fondamentale. Sì, è quasi sicuro.
è fondamentale, diciamo che va di pari passo. Cioè, tu fai un buon disco, però se non sei presente sul web oggi non ha senso praticamente. Okay. Quindi è della stessa importanza di riuscire a fare un buon disco, in questo caso un buon EP. Quindi sicuramente l'obiettivo è dopo l'estate, anche perché diciamo, non so se qua abbiamo oltre me altri nerd in sala, però il periodo caldo dei videogiochi di solito è quello che va da ottobre a Natale, diciamo che sta diventando così anche per i dischi un poco, e quindi ora non so se lo faremo. È un periodo propizio. Però sì, esatto. Allora ragazzi, visto che siamo in onda da 1 ora e 49 minuti, direi di concludere questa puntata con 3 domande fondamentali. Contatti social. Sì. No, 2 domande, perché la terza era del disco, ma non si può fare. Quindi contatti social e prossime date live. In realtà solo contatti social. Anche perché ci sta una data. Ci saranno altre, però in questo momento appunto siamo focalizzati, quindi da giugno in poi riprenderemo a questo mese, è il mese delle P sostanzialmente, quindi sì, dal mese prossimo riprenderemo a suonare dal vivo, mentre i contatti social in realtà basta digitare Zerilla, diciamo sul motore di ricerca di Facebook, e non ci si può sbagliare, perché siamo l'unica pagina artista, ce ne sono altre, però sono chiaramente appartenenti ad altri settori, come ad esempio ho scoperto che c'è un mio omonimo che fa il vino, quindi se dovessi fallire in ambito musicale potrei andare a farmi un giretto in Australia, perché tra l'altro è australiano, però al di là c'è qualcun altro che mi sembra i Monster Truck, queste cose qua, però vabbè, sono le uniche 3 pagine, quindi voglio dire, basta digitare Zerilla oppure Facebook/Zerilla Musica, sempre Zerilla Musica anche su SoundCloud, su YouTube ci dobbiamo arrivare perché abbiamo avuto una vicenda un po' complicata sul nostro account, ce l'avevano hackerato e quindi avevano provato a prendersi i soldi dalle nostre carte collegate, perché no, come sai adesso c'è, diciamo, Facebook sta restringendo sempre più la visibilità dei post, quindi alcuni più importanti abbiamo deciso di farli sponsorizzati, e quindi va associata una carta, nel nostro caso credendo in Zagar, perché addirittura abbiamo associato 2 persone molto prevenienti, esatto, e quindi ci avevano creato l'account, in realtà non hanno toccato nessun tipo di contenuto, però avevano messo in vendita, non so su quale sito clickbait, una borsa per il mercato norvegese. E vabbè, infatti una storia triste. È una storia, diciamo, che uno però avete risolto. Per sì, abbiamo risolto, e quindi abbiamo deciso che faremo un account dedicato Gmail, e quindi con il canale YouTube dedicato e tutta, diciamo, quello che concerne l'ambito social di YouTube sarà associato a questi mail, perché insomma per questo fatto è stata stessa la polizia postale, diciamo, a consigliarci di fare questa operazione e poi di associare la carta solo a quell'indirizzo email, quindi diciamo questo giro un po' strano per dire che su YouTube ancora non ci siamo. Ma ci arriveranno. Noi siamo giunti al termine di questa intervista, ringrazio gli Zerilla per essere stati con me stasera, e devo ricordare che l'intervista che è andata in onda oggi domani sarà disponibile anche su YouTube, sul nostro canale, nella playlist Indifferenti, e anche i live che ha registrato il nostro amabile Carlo saranno disponibili quando? Domani? Fammi un cenno, domani si suppone, sempre sul nostro canale YouTube, ma nella playlist live a Radio Baiano. Perché noi il canale YouTube ce l'abbiamo. Facciamo e esatto. Facendo corda non è mai stato hackerato. Attenzione, perché sei nascosto. No, anche se che si rubano. Cioè, già faccio un po' di marchetta. Domani va in onda Metro Rock, eccezionalmente alle 8:30. Carlo con Domenico avranno come ospite Sebastiano Esposito. E invece con Indifferenti, forse con Nino, forse da sola, non si sa. Forse di nuovo con Carlo, probabilmente martedì prossimo sarò con i ragazzi della coscienza di Zeman. Detto questo, vi salutiamo, vi diamo appuntamento a martedì. Grazie ancora agli Zerilla. Ciao! Indifferenti, se dalla massa vi sentite indipendenti, questa è la radio che suona Baiano.